coordinamento serrato nella prevenzione e repressione dei reati nella terra dei fuochi e più in generale nel settore dello smaltimento illecito dei rifiuti e dell'abusivismo edilizio, oltre che nella gestione del SIA, il servizio interforze di indagini ambientali recentemente costituito, da realizzarsi non solo attraverso il mantenimento degli agenti presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite presso le procure, ma anche attraverso il coinvolgimento di tutto il corpo di polizia della città metropolitana di Napoli, che deve sempre più caratterizzarsi come polizia giudiziaria specializzata nel contrasto ai reati ambientali. Credo che sia molto importante una convergenza effettiva di intenti tra la città metropolitana e la polizia metropolitana, la procura generale e tutte le procure della provincia di Napoli nel riconoscere il carattere assolutamente prioritario della tutela del territorio, il che vede la polizia metropolitana in una posizione di assoluta rilevanza come polizia di prossimità e come polizia specializzata in particolare proprio nei crimini ambientali. Avevamo già un protocollo d'intesa stipulato nell'ottobre del 2015 che ha dato i suoi frutti sia sotto il profilo dell'affinamento della specializzazione anche di altre unità, cioè la formazione di quelli che abbiamo definito dei detective ambientali, sia la collaborazione di elementi della polizia metropolitana presso le procure di Napoli, di Nola, di Torre Annunziata e di Napoli Nord in modo operativo. Si parla non solo della salute e della qualità della vita di larghissimi strati della popolazione, ma della vita, perché tutta la materia dei rifiuti tossici, tutto quello che riguarda lo scempio del territorio, gli incendi e quant'altro sono legati alla vita dei cittadini. L'accordo prevede tra l'altro una completa condivisione delle banche dati e tavoli periodici di monitoraggio. Attualmente gli agenti della Polizia Metropolitana distaccati presso le procure sono 25, ma a regime arriveranno a 33, numero suscettibile di variazioni sulla base delle necessità investigative. Mi sento di assicurare e sperare una sola cosa. Con l'anno nuovo, dal 2018, nei primi giorni dell'anno nuovo, noi dobbiamo dare seguito alla mobilità, all'istituto della mobilità, affinché si possa iniziare la procedura per il nuovo concorso, assumere i giovani, implementare il corpo della polizia metropolitana e migliorare sicuramente questo accordo con altre unità. Non solo le sezioni attive presso le procure, quindi, ma tutti gli agenti saranno impiegati prevalentemente in questo tipo di attività, consolidando il loro carattere di detective ambientali. Solo nell'ambito delle azioni di contrasto alla terra dei fuochi, infatti, la Polizia Metropolitana ha effettuato oltre 2.300 pattugliamenti, 500 ispezioni ad attività produttive, 430 censimenti di discariche, che hanno portato all'identificazione di 1.500 soggetti, alla denuncia di altri 500 e a 300 sequestri giudiziari. Un lavoro molto importante che ha visto il coinvolgimento della Polizia Metropolitana, della sua comandante, del consigliere delegato Carmine Sgambati, del mio impegno diretto, a dimostrazione che le istituzioni e la politica di questo territorio sono vicini istituzionalmente all'autorità giudiziaria per il lavoro importantissimo che fanno in generale, ma in questo caso soprattutto per i reati ambientali. Un segnale forte che le istituzioni collaborano in uno spirito di lealtà e di autonomia reciproca, ed è un messaggio forte per i tantissimi cittadini, che sono la stragrande maggioranza, che sono onesti, che difendono il territorio, i beni comuni e che non vogliono che la criminalità comune e quella organizzata violenti, come è accaduto nel passato e come qualche volta accade anche di questi tempi, i nostri territori. Pensiamo a quello di gravissimo che è accaduto quest'estate nei boschi, dal Faito agli Astroni e soprattutto in Vesuvio.